Salve a tutti, qui è Lethal Blade Ninja con un nuovo episodio di Let's Play Paper Mario. L'ultima volta abbiamo scoperto che Mario deve recuperare gli spiriti stellari che sono stati separati da Bowser. E la situazione è parecchio seria, visto che Bowser può esaudire praticamente ogni suo desiderio. Quindi direi di salvare e continuare, vedere cosa ci aspetta. Oh, e siamo al castello. E questa è Peach. Mario probabilmente è ferito. Tutti gli altri sono in prigione. Il regno dei funghi sarà distrutto se le cose continuano come ora. Qualcuno deve fare qualcosa. Se solo qualcuno potesse aiutarmi. Oh, Bowser. Non sarai tu ad aiutarmi di certo. Mia cara principessa Peach, come stai in questa bella giornata? Non serve a nulla aspettare Mario, mia cara. Siamo così in alto che anche Mario non ha possibilità di raggiungerci qua sopra. Sai, principessa, finché ho lo scettro stellare, nessuno nel regno dei funghi è in grado di toccarmi. Sai, il potere che esaudisce ogni desiderio è mio. Non è fantastico? Immagina come sarà la situazione nel tuo regno. I tuoi sudditi saranno così arrabbiati perché i loro desideri non saranno più esauditi. Oh, che gioia. Lo meritano per come hanno trattato noi Koopa in tutti questi anni. Se tu, sai, volessi qualcosa, tutto quello che devi fare è chiedere, principessa. Posso esaudire i desideri? Ma, sai, esaudirò solo le richieste che mi piacciono. Comunque, pensaci. Prenditi cura di te, principessa Peach. E goditi il tuo soggiorno qui. Stai attenta, principessa. Sarà meglio che tu non provi a causare qualche disastro o problema. Proprio... Kameka è proprio una strega in questo gioco. Oh, per favore, se qualcuno fosse in grado di aiutarmi. Eh? Spider-Man! Ah no. È un bambino stella. Salve, principessa Peach. Sono felice di conoscerti. Il mio nome è Twink. Ma sei un bambino stella, non è vero? Come hai fatto a arrivare qui? Sono venuto da Star Haven per esaudire il tuo desiderio. È il nostro lavoro esaudire i desideri, sai? Oh, sei venuto perché ho desiderato che qualcuno potesse aiutarmi? Ma sì, certo! Le vocine, cavolo. Oh, ma è fantastico, ti ringrazio per essere venuto. Ecco il mio desiderio. Vai e prendi lo scettro stella da Bowser, d'accordo? Pensi di poterlo fare? Oh. Mi dispiace, è un po' troppo per un novellino come me. Forse uno degli spiriti stellari di Star Haven potrebbe esaudire un desiderio come quello. Mi dispiace. Per favore, chiedimi qualcosa di facile. Qualcosa che una piccola stella come me possa fare. Allora, puoi portarmi via da qui? Sono stati catturati tutti nel mio castello e devo salvarli al prima possibile. Oh, mi dispiace. Non posso esaudire nemmeno quel desiderio, purtroppo. Il fatto è che mi hanno chiamato nel cielo pochi giorni fa, quindi non so esaudire i grandi desideri per ora. Se fossi una stella più splendente, magari potrei essere più d'aiuto.
Va bene, non preoccuparti, Twink. Mario farà qualcosa per salvarci tutti. Probabilmente sta arrivando, proprio ora. Oh, Twink, credi che saresti in grado di trovare Mario? Voglio che tu gli dia questo. Oh, un ciondolo. È una stella fortunata, vero? Ok, lo farò, principessa Peach. Volerò al regno dei funghi più in fretta possibile. Oh, aspetta, Twink, aspetta un secondo. Potresti anche portarmi il giornale di oggi? Dire a Mario che sto bene, che non deve preoccuparsi, ok? Puoi dirglielo? Certo, glielo dirò. Dirò le tue esatte parole, principessa Peach. Ora, non disperare, tornerò presto, così. E quindi stai, cerca di stare al sicuro finché ritorno, ok? Oh, che tristezza. Mario, dove sei? Sono qui dietro, sorpresa! No, ok, no. Wow, beh, ok, passiamo di qua. State cercando qualcosa? Passate da Merluvli, non so, sarà Merluna forse. Comunque, questa è una casa dove vivono due maghi, come Merlocchio e Merluna, se vi ricordate. Questa maga, se le parlate da questo lato, vi aiuterà a trovare. Può dirvi come continuare se avete problemi. Può aiutarvi a trovare le tessere, se non sbaglio, e i super blocchi, che sono dei blocchi che non ho ancora incontrato, che spiegherò più avanti. Ok, e qua sopra c'è suo figlio, credo, suo fratello, che è la versione di wow, come hai fatto? Che è la versione di collezionastro di questo gioco. Infatti colleziona le schegge stella e in cambio dà delle tessere. Vediamo. Sono il famoso Merlao della collina delle stelle filanti cadenti. Colleziono la schegge stella. Ok, vediamo cos'hai. Attack fix, payoff. No, voglio tenerle per qualcosa di meglio. Boing, 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 boing. Chiudiamo fuori Gumbario. Ah 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 ah. Oh. Ok, ora devi tornare a Toad Town. Dobbiamo andare verso la il primo spirito stellare. Ah, Cribbio. Oh, scusa, 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 sono di fretta. Oh, ma sei Mario, vero? Grazie al cielo, ti ho trovato. Yay, yay, yay. Come stai? Sono Twink, la principessa Peach mi ha chiesto di portarti qualcosa. Ma dove puoi nascondere una cosa del genere? Eccolo, prendilo, yeah! Abbiamo la stella fortunata che ci permetterà finalmente di eseguire i comandi azione. Questa è la stella fortunata. Puoi usare i comandi azione? No. No. Ok. Fantastico, sarai molto più forte in battaglia ora. Eccoti qui. Oh no, un Magikoopa. Cosa? Non può essere. Mi stavi seguendo? Che stupido bambino, Stella. Sapevo che se ti avessi seguito avrei trovato Mario.
Se ora sconfiggo Mario sarò famosa. Famoso. Lo dirò a Kameka. Mi riempirà di lodi. Mi darà un aumento. Eccomi. Arrivo. Here I come. Ok, non so se riuscirò a fare i comandi d'azione al primo colpo perché non mi ricordo bene com'è il timing. Però in pratica i comandi d'azione aumentano il danno che infliggono gli attacchi. A dipendenza di una combinazione di tasti. In questo caso il salto bisognerà premere A appena si entra in contatto col nemico. Ah ok, sono ancora capace. Come vedete infligge due danni invece di uno. Per Enciclopedia non ha un comando d'azione come nel Portale Millenario, quindi non cambia nulla. E la testata di Gumbario è uguale al salto di Mario. Ecco qua. Due danni. E poi c'è anche la difesa. Oh, wow, ce l'ho fatta. La difesa diminuisce di uno i danni subiti. E basta premere A un momento prima che l'attacco colpisca. Ok, sono meno arrugginito di quanto pensassi. E il comando del martello è uguale al portale millenario. Tenete lo stick a sinistra e rilasciatelo quando appare la stella. E credo che sia quasi KO. E voilà. Ah, con i comandi di azione siamo dei pro adesso. Yahoo! Yeah. Ben fatto, Mario. Ora sei forte. Bla bla bla. Sei forte come dicono. Sapevo che saresti stato in grado di sconfiggere Bowser. Tornerò al fianco della principessa Peach. Non sono abbastanza forte per aiutarla, ma almeno posso dirle che stai bene. Bene, Mario, ci vediamo! Oh, Twink è mi piace come personaggio, è così puro. Oh cielo, ho quasi dimenticato di dirti il messaggio della principessa Peach. Raditi quei baffi! Sto bene, e non preoccuparti per me. È esattamente quello... Non è esattamente quello che ha detto, dai. Ho la sensazione che è molto... Si sente molto sola. Comunque farò il mio meglio per aiutarvi entrambi. Ma per favore, sii coraggioso. Devi salvare la principessa Peach. Ciao ciao, Twink. Eccolo che se ne va. Torno al castello di Bowser. È un tipetto mica male. Coraggioso. Ok, Mario. Andiamo. Abbiamo i comandi d'azione. Yahoo! Ehi, Todd, tu hai i comandi d'azione? No? Ah! Ehi, Fontana, tu hai i comandi d'azione? No? Ah! Sono l'unico che ce li ha. Ok, basta. Oh, Mario. Berlon ti stava cercando. Vive in quella casa con il tetto rotante. Ha chiesto a me di dirti di andarlo a incontrare nella a casa sua. Stavo per andare a cercarti, ma eccoti qui. È raro che Merlon chiami qualcuno a casa sua. È un po' eccentrico. Anche quando ha visitatori è raro per lui uscire di casa. Merlon, credo che sia Merlocchio in pratica. E vive in questa simpatica casa col tetto che gira, gira, gira. Ma io chiuderò qui l'episodio perché ci stiamo avvicinando ai 15 minuti. Qui c'è un blocco salvataggio. E quindi vi ringrazio di aver visto il video. Abbiamo i comandi d'azione! vi saluto. E se volete, se vi piace il video, iscrivetevi. Vi saluto ancora. ciao da Little Blade Ninja. Buonanotte, alla prossima con Paper Mario. Ciao ciao.